Mi è salvata. Aia. Bordello. Non ho riconosciuto la tipa che era nel negozio oggi. Aveva un paio di tette così, ed era tutta in tiro. Cercava di non dare nell'occhio, ma anche un cieco avrebbe capito. Chiedeva delle serrature magnetiche, roba del genere. Io ho tergiversato, ma lei insisteva. Dopo averle dato una bella occhiata al fondo schiena, l'ho mandata ai laboratori di Kibbutz. Raptor è andata in malora, ma ogni tanto la grande catena riserva ancora qualche sorpresa. Gel elettrico. Non è uno stronzo, era. Laggato. Ma il gioco ha laggato. Thank you.
quelle di prossimità sono letali. Grazie. Ok. Perfetto, abbiamo preso tutte e tre. Allora, Razdi cerca calore, no. Nice. Una ragazza innocente finirà su quella macabra parete dei trofei di Ryan. Se ho ragione, beh, meglio che abbia ragione. Il congegno è quasi finito. Non posso mollare adesso, non posso. Il problema che bloccava le tubature. Non indovinerai mai dove sono scappato. In quel cavolo di mercato agricolo, proprio all'altro capo del Rapture. Ho riparato tutto e messo delle nuove guarnizioni. Che disastro. Comunque, è il codice 0512, nel caso tu debba tornare lì dentro per fare manutenzione. 0512.
guardato da vicino. Era il controllo del nucleo, il congegno che alimenta le serrature magnetiche sulla porta di Ryan. Non si può togliere la corrente, deriva dalle fonti vulcaniche. A Ryan il succo non manca mai. Ma forse ci si può affogare dentro, quel bastardo. L'involucro base è pronto. Nel mio ufficio c'è una carica di nitroglicerina che servirà da catalizzatore. Ora mi servono 4 capsule da schermatura cavi in piombo R34 per passare il circuito. E poi una mezza confezione di gel ionico. La ciliegina sulla torta. Dovrebbe mandare il nucleo in compensazione, togliere corrente alla linea e attivare il salvavita sulla porta di Ryan. Questo in teoria. Funzionerà a meraviglia o farà saltare mezza Rapture. Staremo a vedere. Ah, cazzo. Non ricordo più se c'entrava quello.
gran sangue sulle strade? Per forza. Qualcuno ha deciso di distruggersi con una ricombinazione smodata? Negami. Ma io non farò proclami. Non imporrò leggi. La grande catena si muove lentamente, ma con saggezza. È la nostra impazienza a evitare il parassita del grande governo. E una volta che l'avrete fatto entrare, non smetterà più di cibarsi del corpo della città. Bloccato. Notte. Perché mi hai perdonato? Silenzio! E tu saprai!
il bottone.